È un'iniziativa giunta alla sua quarta edizione, un'iniziativa rivoluzionaria perché ha davvero un successo straordinario, c'è il tutto esaurito a questa edizione e che mette in luce quanto l'innovazione sia straordinariamente importante in tutti i settori, in particolare per quello del turismo. Un approccio che è parallelo a quello appunto della regione, della quale peraltro che sostiene anche BTO, che è quello appunto del sito della regione toscana. Noi abbiamo investito tutto il settore della promozione, gran parte di questo, sull'innovazione, sullo web 2.0, mettendo appunto online tutto quello che era possibile mettere per fare in modo che il turista si costruisse la vacanza da solo e che arrivasse poi direttamente anche a prenotarla. BTO va esattamente in questa direzione, la sosteniamo con forza e con convinzione ed è una manifestazione totalmente nuova, anche nel modo di porsi, anche nel modo di dialogare, di interagire con tutti gli interlocutori, ed è il vero modo attraverso il quale un paese come l'Italia, attraverso, mi fa molto piacere sottolinearlo, la regione toscana, che in questo è estremamente attiva, può essere competitivo nei confronti di tutti gli altri paesi, essendo sempre aggiornati sull'innovazione e sempre attenti a quello che succede su questo settore e in questo campo. La salute del settore turismo in Toscana è un'ottima salute, ci fa piacere dirlo, ci fa piacere anche la domanda, perché appunto la stagione estiva per esempio del turismo toscano ha registrato un aumento del 3,2%, 700.000 presenze in più, una stagione che parla di dati analoghi a quelli del 2006, quindi un periodo pre-crisi, pertanto insomma sono risultati straordinari per noi e che probabilmente premiano una politica che ha visto tutte le istituzioni coese in un approccio e che ha visto però anche un'attenzione estremamente capillare nei confronti dell'innovazione attraverso i nuovi linguaggi, il presidio dei social networks, la presenza sull'online continua grazie appunto a Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione, BTO, tutti coloro che lavorano in questo settore, perché è un settore che ha bisogno della sinergia di tutti, perché è il futuro, è il domani ed è il linguaggio dei giovani.